visto, quei due si sono fatta la macchina, non così vedi? Non si vedono le gambe state. E invece ce l'hanno dritte. Ah, sì. E sono dritte pure loro, guarda un po'. Sì. Avete visto come si fa? Imparate. Se vedete. Ci hanno motorizzato pure il pappone. Poi va a finire Camerlin, fa chiudere pure l'autorimessa, hai capito? No, io mica me lamento, sa, aggrego pure a piedi, sta a vedere. Ciao, andiamo per maschio? C'è uno sbaglio. Perché tu non sei maschio? Sì, ma non esercito più. Ci penso soltanto. Ah, e faccio un pensierino sopra. E se ti vi è qualche idea, io sto qua, eh. Senz'altro. Sto qua. Voglio dire, quello che c'è una macchina fanno più affari di noi. Ehi, ferma! Ehi! Ma guarda! Ehi, fuori! Brutti ladracci, mascalzoni brutti! Bravo, cocca! Addio! Cosa ti è venuto in testa di dargli le chiavi della macchina, dico io? Ma che ne so io, che ne so, che ne so? Brutta deficiente, idiota! Me l'ha chieste, e che potevo fare? Sembrava tanto bravo! Sì, sono tutti bravi per te, eh? E così prendi una fregatura dietro l'altra! Ma adesso basta, sa? Basta, mi sono proprio stufata! Basta con sta vitaccia, non la voglio più fare! Ma che dici, Milena? E che possiamo fare? Non sappiamo fare altro! Ci sarà pure un altro mestiere per noi, no? Avanti! Pronto, pronto! Ah, sei tu, cara. Dimmi. Come? Non leggo i giornali. Ah, ma certo che li leggo. Me l'hanno portato proprio ora. Sì, in questo momento. Ma davvero? Il listino di chiusura di borsa lo pubblicano anche i giornali della sera. Grazie. A Roma no? Fammi piacere. Sei tu che ti sarai dato alla dolce vita. Sì, dalla va là che ti conosco. Non siamo sposati da ieri? Lo so. Lo so che non bisogna farsi prendere dal panico. Ma bisogna però tenere gli occhi ben aperti. A New York il tross dell'acciaio si ribella alla politica di Kennedy e gioca a ribasso. E qui da noi si vedono le conseguenze. Ma hai sentito Malagodi cosa ha detto alla TV? Io, Don Ivonconto, stamattina ho gettato sulla borsa di Zurigo il pacchetto della farmochimica. C'è un bel margine di guadagno prima che vengano fuori degli altri disegni di legge. E lo so che ho fatto bene. Il liquido lo si giostra meglio a Zurigo, eh? E quel benedetto affare dell'appalto lì a Roma, come va? Bene, benissimo. Sì, Comandini, ci siamo messi proprio sulla strada giusta. E abbiamo trovato l'uomo che fa per noi. Sì. Beh, naturalmente non lo fa per i nostri begli occhi. E costa anche un po' caro, ma comunque il gioco vale la candela. Ma no, cara, scusa, ma cosa vieni a fare? Tanto ormai è tutto combinato e probabilmente firmiamo questa mattina stessa. Ah, sì, sì, certo. Ma certo, fidati di noi. Perbacco, non siamo dei ragazzi. Va bene. E adesso mi leggo subito questo famoso listino di borsa. Ciao. Ciao, cara, ciao. Ciao. Ah, vediamo un po'. Ecco qua, massaggi, cure estetiche. Per favore, signorina, mi dai il 682-685. Pronto? Massaggi speciali? Specialissimi. Vedrà, resterà contento. Ma sì, ho capito quello che vuole. Lei sta bene, è tutto a posto e non ha bisogno di un massaggio vero e proprio. Ma quanto è duro questo. Sì, ma certo che ho capito. Va bene, allora l'aspetto fra mezz'ora, eh?
Via Beccaria 214, primo piano. A presto, tesoro. Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando, quando, quando. E baciando mi dirai. Manzini, sei sveglio? Non ci lasceremo mai. Ehi là, ancora a letto. Entra, entra, vieni, vieni. Già ti fai contagiare dalle usanze romane. Salve. Sì, che salve, sto veramente male. Su, 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 alzati, alzati, è una giornata meravigliosa. Io ne approfitto per andare a fare quattro passi. Sai, giriamo sempre per ministeri e uffici. Oggi ho deciso di andare a vedere queste famose bellezze romane. Quei monumenti di cui si parla tanto. Quelle cupole meravigliose. Cose straordinarie, bellezze che hanno 400, 500 e anche 2000 anni. Ma scusa, non ti piacevano quelle di 18 anni? Ma cosa c'entra? Ogni cosa a suo tempo, ora siamo sul lavoro. È un'aria meravigliosa, senti, farebbe risuscitare un morto. Ah, invece a me quest'aria umidiccia le... Salute. Ma che salute mi ha procurato un attacco di lombaggine e il raffreddore. Ti servirebbe una massaggiatrice. A Milano c'è la vecchia Giorgina che con due colpetti mi rimette al mondo. Magari fosse qui. Altro che Giorgina, ce n'è un mucchio anche qui. No, no, non mi fido. Sai che cosa faccio adesso? Prenderò un'aspirina. Sì, sì, tanto prevedo che per l'appuntamento con Sua Eccellenza, se tutto va bene, se ne riparlerà nel pomeriggio. Ah, mi ha telefonato Bellini per dirmi che potrò essere qui dopo mezzogiorno. Non vedo l'ora di levarmelo dai piedi, quella faccia da sacrestano. Te, da sacrestano, però con molta voce in capitolo. Ah, è stato lui, sai, a promuovere la crociata contro i manifesti dei film scolacciati. dice che il vizio è peggio del delitto. Ehi là, attenti allora. I nostri concorrenti hanno alle spalle un'eminenza. E noi con questo nostro Bellini, così puritano, se non filiamo dritti... Sì, lo so, ma io acciaccato come sono, cosa vuoi, dispiaceri non gliene darò certo. Nemmeno io per questo, le 9:30, dai, io scappo. Sì, ti serve niente? No, 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 grazie. E mi raccomando, curati, eh? Sì, curati. Sì, grazie, grazie. Dimmi quando... Ai, Pronto. E qui parla l'ingegnere Manzini. Per favore, mi mandi su un bicchiere di latte bollente e un tubetto di aspirina. E... sì, anche una massaggiatrice. Sì, è la stanza 361, grazie. Ai. Va bene, ho capito. Stanza 361. Ma sì, sì, vengo subito. È il tempo di vestirmi e di prendere un taxi. Va bene, grazie. Chi era? Il portiere del Windsor. Figurati, un cliente che si sveglia con certe idee di prima mattina. Ci vado io, così tu aspetti quello che ho telefonato prima. Ah, non darle retta, guarda, vatti a preparare. Vabbè, ciao. Ciao. Tanto quello che deve venire mica riconosce la voce, no? Salame. Ma perché me negli alberghi non mi ci mandate mai? Perché con certi clienti ci vuole una furba come Marisa per aumentare la tariffa. Oh, guarda un po' qua, ho fatto i conti, sai. Per finire di pagare questa casa, compreso il mutuo, ci vogliono ancora 2.337.000 lire. Lire, sono mica fagioli. Poi con dei tipi come te che con quello della Maserati l'altra sera ti sei fatta dare 5.000 lire. Ma ha fatto pena, ha detto che aveva moglie e figli. E che cosa siamo, un ente di beneficenza noi, eh? La posa di questa prima pietra dell'erigendo villaggio della giovane è un avvenimento il cui alto significato non potrà certo sfuggire a tutti coloro che hanno ancora il rispetto della decenza e il culto dell'onore. Nella mia qualità di presidente dell'opera di assistenza morale da me fondata, il cui nobile scopo è di difendere, di proteggere, di aiutare le giovani affinché serbino sino al matrimonio una integrità fisica e morale, io prendo il solenne impegno di battermi strenuamente giorno e notte contro l'attuale decadenza dei costumi. Signore e signori, io giuro qui davanti a voi che fino all'ultimo istante della mia vita non avrò che un assillo, una preoccupazione, un costante pensiero. La giovane. La giovane e ancora la giovane. Pronto? Ehi, Rocky. Ehi, ciao, come stai, caro? Sì. Ah, ma sì, sì, certo. E come se mi interessa? Sì, aspetta.
Aspetta che prendo nota. Dunque, telefono numero 682 685. Bene. Via Beccaria 214. Primo piano a destra, sì. Va bene. Sì, sì, suono tre volte. D'accordo. Scusa, come devo dire? Ah, va bene. Mi manda il signor Zurlini. Marisa? Ah, anche il nome è simpatico. Alta? Bionda? Ah, è proprio il mio tipo. Sì, sì, certo, ma senz'altro. Grazie. Se la raccomandi tu? Oh, formidabile. Pure. Pure e caste saranno le nuove generazioni. Dipende soltanto da noi, dalla tenacia con la quale ci batteremo contro ogni vizio. Parlo con Sua Eccellenza Rocchi. I miei più devoti omaggi al signor ministro. Sì, è arrivato adesso il nostro caro Bellini, che ti porge i suoi omaggi. Ringrazia e contraccambia. Oh. Sì, d'accordo. Arrivederci e grazie ancora per la preziosa informazione. S'accomodi. Dunque, mi dica, a che punto siamo con l'appalto per il villaggio della giovane? I titolari della ditta Parodi e Manzini, con i quali ho avuto soddisfacenti incontri, e sono qui per concludere. Non aspettano che il suo placet. Parodi. Se non mi sbaglio, però, è una donna. La signora Parodi è la proprietaria delle azioni, ma suo marito è il titolare della ditta. Lei se ne occupa, ma non figura. Capisco. Certo, sarebbe bene che fosse presente anche la moglie alle ultime trattative. Certamente. Immagino che sia a Roma anche lei e l'avvertirò di venire qui subito con il marito e l'altro socio. Subito, dice? No, meglio di no, perché stamane ho la riunione del comitato. E poi c'è quell'altra ditta di Varese che mi sembra molto seria. Ho l'impressione che dia più affidamento. Sua Eccellenza forse non si ricorda che Parodi e Manzini si sono impegnati a dare una percentuale molto più alta a favore del nostro partito. Benmo, è vero, dimenticavo. Il partito innanzitutto, Bellini. Il partito innanzitutto. Allora convochi Parodi, sua moglie Manzini a mezzogiorno e mezzo. Verso quell'ora dovrei aver esaurito tutti gli altri impegni. Saranno qui, Eccellenza. Bene, ci conto. Qui c'è il deltoide, qui l'attaccatura del bicipite, per cui quando si hanno gli acidi urici bisogna fare attenzione, eh? Gaspare! Ma guarda se quello si muove! E quindi si può ben dire che il Giovan Battista Marini, per l'estrosità dei versi e per una certa innovazione del linguaggio, è il perno principale, se non addirittura il motore del 600. E il motore da Giulietta? Ah, e tu fai pure lo spiritoso. Insomma, tu non solamente uno studio, fai pure lo spiritoso. Tu ti devi applicare, anche se ti costa fatica, figlio mio. Come diceva il Tasso? Boh. Torquato Tasso, come diceva? Chi non suda, non geme, non si estolle dalla via del piacer là non perviene. Gaspare! Eccomi. Hai capito, mo? Gaspare! Sto venendo. Eccomi. Ma vuoi andare ad aprire, sfaticato? Ehi, io non faccio mica il cameriere, sai. Faccio il professore. E vai. Beh,
Ma scusi, lei è il cameriere? No, comunque si accomodi. Si accomodi, sarà questione di pochi minuti. Grazie, scusi, sa, ma io ho paura di avere sbagliato. Io cercavo un massaggio speciale. Sarà specialissimo, glielo farà mia moglie. Ah, sì, che lei è al corrente che sua moglie... Si capisce, si può dire che l'ho instradata io. Pure? Certo, e se avessi una figlia le farei fare lo stesso mestiere. Non è faticoso, lo si svolge a domicilio e si arrotondano le entrate. Egregio signore, bisogna darsi da fare. Come dice il tasso, chi non suda non geme e non si estolle. Dalle vie del piacer là non perviene. Prego. Grazie. Beh, dopo tutto sa cosa le dico. Contento lei? Beh, che c'entra, scusi? Io mica me ne sto con le mani in mano, sa? Io lavoro, collaboro, io cerco di mandare avanti questa baracca. Adesso, per esempio, di là un ragazzo. Lo sto preparando al grande salto. Ma non credo che sia abbastanza maturo, malgrado i suoi 16 anni passati. La sua maturità è un punto interrogativo. Se la piglia, non se la piglia. Comunque io ce la metto tutta. Sta bene. Piuttosto, se c'è molto da attendere, io magari ripasso. No, 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 cosa fa? Si tratta di pazientare qualche minuto ancora. Quello che è venuto prima di lei sta già dentro da mezz'ora. È un uomo anziano, sa? E arrivati a una certa età, le cose si fanno tutte lentamente. Ed eccomi a lei, venga. Vado? Vada, vada, io torno di là dal ragazzo. Se ha bisogno di me, mi chiami. Non credo. Sono tutta sua. Venga, prego, si accomodi. Grazie. Sarà un alibi? No, no, questo è il salicilato di metile. È molto aromatico. Su, uno stia all'impalato. Cos'è? La prima volta che si fa massaggiare? Su, su, da bravo, si accomodi ora, su. Dove? Ma qui, sul lettino. Ma non è un po' piccolo? Meglio, su quelli più grandi non si trova mai la posizione giusta. E lei scusi, dove si mette? In piedi, perché? Ah, e non si stanca? Ma no, stia tranquillo, sono allenata. Su, si stenda. Come vuole che la facciamo, ad alcol o talco? Alcol? Eh no, l'alcol brucia, semmai meglio il borotalco, direi. Si sdrai. Mi faccia capire. Mi dica, qual è il punto? Ma... Ah, ho capito, è la zona sacrolombare. Si giri. Ma perché, scusi? Non si preoccupi, si giri. No, 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 io mi preoccupo, invece. Perché mi devo girare, scusi? Ma non si preoccupi, stia tranquillo, si giri. Ma perché, signora? Ma si giri! Abbia pazienza. Vai. A cura vengo domani, professor. Allora che volge al desio e al navigante intenerisce il cuore. E cura sarebbe? Alle 6:15, ignorante. E quando passi tu? Quando? Gioventù. Delinquente! Ma no, scanzone, no, fuori! No, fuori, tossone, svergognato! Signora, chi la prego! Questa casa, salvo! Per sua norma e regola, io sono una professionista onesta, seria, ma è stato suo marito che... Che cosa? Sì, zitto, sì, tu, sì. Zitto! Io credevo che lei fosse una massaggiatrice. E lo sono! Ma con tanto di diploma! Mentre lei è un maiale, no, ha capito? No, no, fuori! No, è un maiale! Fuori da questa casa! Non sono un maiale! Lei è un porco! Sono un industriale! Fuori! Non strillare così che ci sento! E mi devono sentire! Ma non capisci, idiota, sì, che mi hanno scambiato ancora una volta calma, con quelle sporcaccione calma, della porta di prego, fronte? Calma. Io, massaggiatrice diplomata! Io che mangio del pane sudato, essere scambiata con quelle svergognate che hanno la vita facile! E non giudicare così, non emanare sentenze! Ricordati come diceva il Metastasio. Se a ciascuno l'interno affanno si leggesse in fronte scritto. Me ne frego del Metastasio, me ne frego di tutti. E a quelle brutte disgraziate ci penso io. Ho il dovere di difendere il mio lavoro. Ma perché? Ascoltami, cara. Vedi, gli uomini che si fanno fare i massaggi veri sono una piccola percentuale, mentre quelli degli altri massaggi sono la totalità. Come vedi, c'è lavoro per tutti. Ah, tu le difendi pure. Già, tu non sei un uomo, tu sei un pupazzo. Un pupazzo che non è capace di difendere nemmeno l'onore di sua moglie. Pupazzo a me? Già. Ma tu dimentichi che io ho una laurea? E va bene, sarai un pupazzo laureato. Ah, sì? Eh sì. E va bene.
Ci andrò io da quelle lì. Voglio parlarci io. Ti farò vedere io chi è il pupazzo. So io come trattarle a quelle veneri pandemie. Ma che veneri, veneri? Quelle sono delle... Smettila, ti sto dicendo, smettila. Non trascendere. Ricordati che sei mia moglie. Non ti abbassare allo stesso livello loro. Ciao mamma, ciao mamma. Buongiorno. 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 Scusi, scusi, lei quel signore che ha telefonato stamattina presto? Beh, veramente telefonato poi no. Io vengo per una questione importante, privata. Allora aspetti, parli prima con l'avvocato. L'avvocato? Sono organizzato, io c'hanno pure l'avvocato. Bene, così fra laureati ci si intenderà meglio. Ecco, passi, passi da questa parte, non abbia paura, eh. Venga, venga, l'avvocato l'aspetta. Sarai la più bella che balla sempre con me. Sì, vieni. Buongiorno. Non dir di no, senza perché. Sì, vieni e vedrai, è tanto facile. Sono il professor Gaspare Petroni, marito della massaggiatrice, quella vera. Ah, dica pure. Veramente mi avevano detto che avrei dovuto parlare con un avvocato. Sono io. Ah, lei ha una laurea. Sarebbe una laureata in diritto. Perché non crede che io abbia studiato? Si figuri. Prego, si accomodi. Dove, scusi? Ah, grazie. Comunque, se le interessa saperlo, i miei amici mi chiamano avvocato perché ho fatto 2 anni di legge. Capisco. E come mai non ha abbracciato la professione? Ho preferito abbracciare qualcos'altro. È più redditizio. Ciao. Ma veniamo allo scopo della sua visita, professore. A proposito, professore di che? D'italiano, anche se il mio accento è napoletano. Ah, bene. Un letterato. E cosa desidera, letterato? Ecco, avvocato. Le dispiace chiudere la toga? Sa, non riesco a concentrarmi. Ma le pare? Allora? Signorina, la loro attività in questo stabile, lo stesso dove mia moglie esplica il suo lavoro, ci danneggia moralmente e materialmente, a prescindere dal fatto che poi la legge lo vieta. Ah, questo poi no. La legge 20 febbraio 1958, numero 75, parla chiaro. Essa punisce solo chi sfrutta il nostro mestiere e non chi lo fa. Se vuole le posso citare tutti gli articoli, li sa a memoria. Il nostro paese tutela l'iniziativa privata. E fin quando non decidono di nazionalizzare anche noi, io e le mie amiche abbiamo il diritto di lavorare come e dove ci aggrada. Sì. Sigaretta? Caro professore, siamo in una botte di ferro. Io sto in un bagno di sudore. E siccome tutto quello che la legge non proibisce è permesso, nessuno ci può fare niente. 3 volte. Mi scusi, deve essere un amico. Venga, venga pure di qua. Iris, intrattieni un momento il professore. Vieni, bello, vieni. Su, andiamo. Io? Che mi temi? No, ma... Andiamo, su, su, andiamo. Chiuda, 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 presto, presto. Ma lei chi è? Sono un amico del signor Zurlini. Ah, ho capito. Prego, si accomodi. E lei è... Lei è Marisa? No, adesso Marisa non c'è. Ah. Beh, allora ripasso un'altra volta. Oh, no, 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 se proprio vuole Marisa. Aspetti un momento. Ma il fatto è che non vorrei che mi vedessero. Oh, discrezione e segretezza è il nostro motto. Prego. Ah, grazie, cara, grazie. Bevi, bevi. No, basta, ti prego, bevi, io bevi, non sono questo, abituato. Questo ti tira su, dai. Io già sto mezzo ubriaco, che mi fai fare? Ma crede che ci sarà parecchio da aspettare? Oh, no, Marisa è uscita presto per fare delle commissioni, non tarderà molto. Vuole un cognacchino? No, 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 a quest'ora mai. Oh, un cognac fa sempre bene, a tutte le ore. Glielo vado a prendere, eh? Chi è? Hai preso tu la bottiglia? Ma professore, che cosa fa? Tu sei sempre la solita idiota. Ma no, sì. Questo non è un cliente, è la quinta colonna. Via, e via. Se diventassi cliente. Oh, sì. Lei? Io sì, perché?
Ah, se è così, si accomodi. L'avverto però che la nostra tariffa è di 30.000 lire. 30.000? Sì. 30.000 lire. A rate? In contanti. Allora che vogliamo fare? Che facciamo? Come disse il Foscolo? Chi è il signor Foscolo? Solci non lascia eredità d'affetti, poca gioia nell'urna. E scarica, professore. No, un momento. Via. Un momento. Via, vattene. 30.000 lire. A rate. Via e vattene. Oh, se no vi faccio una cambialetta a sei mesi. Vattene. Aia. E tu continua sempre a far la cretina, sa? Care, troppo care. 30.000 lire andate, troppo care. Beh, com'è andata? Sono troppo esose, bice. Troppo esose? Sì, sporcaccione, sì. Il rossetto, il profumo. Cosa ci vuoi fare, bice? Te lo do io quello che voglio fare. Care, te lo faccio vedere io quello che voglio fare. Ma... No, no, bice, no, no. Ricordati che sono tuo marito. Sporcaccione. Ma come, te ne vai proprio ora che Marisa sta per tornare? Non posso più aspettare, è tardi, ho un appuntamento importantissimo. Oh, mi dispiace. Ma ti prometto che oggi blocco Marisa a costo di chiudere la chiave, eh? Sì, va bene, farò il possibile per tornare. Ma guarda un po' per le scale se c'è qualcuno, sento un tale fracasso. L'onore della mia casa, del mio lavoro. Sono gli inquilini di fronte, litigano sempre. Porco mio stesso! Non c'è nessuno, puoi andare. Ciao. Ciao. Avanti! Chi è? La massaggiatrice. Ah, sì, venga, venga avanti, venga. Mi scusi per il ritardo, sa, ma per venire qui da dove abito io bisogna attraversare il centro. A quest'ora c'è un traffico. Sì, sì, lo so. Scusi, sa, finisco questo fumento e sono subito sì, da lei. Sì, faccia pure. Io intanto mi preparo. Sì. Quell'aria umidiccia. Mi ha rovinato. Uff. Ecco, scusi, sa. Ma dovevo finire perché questo è un affare che lei... Ma cosa fa lei? È il 361. Ma sì, è il 361. Eh beh, mi hanno fatto chiamare. Sì, ho fatto chiamare io una massaggiatrice appunto perché mi sento tutto reumatizzato, ma non capisco, però ci deve essere un equivoco, no? Oddio, in altre circostanze ben volentieri, ma sai, in queste mie condizioni fisiche lei capisce, non vorrei. Ad ogni modo, se mi lascia il suo numero di telefono io sarò ben lieto di... E vabbè, il numero glielo lascio, però sono 30.000 lire lo stesso, eh? Come? Beh, ai. Se non mi fossi spogliata, pazienza. Ecco, sì. Oh, caro, entra, vieni. Me lo potevi anche dire. Che cosa? Buongiorno. Me lo potevi anche dire che la tua lombaggine era una scusa. Ah, no, no, caro, la lombaggine ce l'ho davvero. Comunque, io viaggio a vuoto, non ne faccio. Ah, se è per questo, ci sono qua io. E se la signorina è d'accordo? No, per me fa lo stesso. Beh, e allora andiamo. Salute. Grazie. Un momento, prendo la mia roba. Sì, sì. Andiamo. Andiamo pure. Ah, finalmente. Cosa? Niente, cosa mia. Uffa, ma chi è? Vai. Uff. Vai dentro. Vengo subito. Oh, caro dottor Bellini, ma noi l'aspettavamo a mezzogiorno. Ho preferito anticipare un po' perché desideravo precisare certi dettagli prima di andare dal presidente. Siamo a sua disposizione. Se permette, chiamo il mio socio. Manzini! Che c'è? C'è il dottor Bellini! Ah, sì? Guarda che la ragazza è in camera mia. Cosa devo fare? Aiutami. Ecco! Caro dottor Bellini, scusi, sa, ma questa maledetta... Il dottor Bellini vorrebbe chiarire alcuni punti sul capitolato d'appalto. Prego. Ah, sì, prego, si accomodi. Si accomodi. E circa la percentuale? Ma l'abbiamo detto, no? Il 20%. Sì, ma il 20% è destinato interamente al partito. Personalmente io non vedo una lira. Bravo, questa è una bella prova di disinteresse, sì, no? Sì. Alcuni industriali che si interessano a questo affare hanno avuto il coraggio di offrirmi il 3% di premio. Che lei naturalmente non ha accettato. Io li ho messi subito alla porta. Immagino quindi che voi non oserete. No, noi non ci permetteremmo mai. Infatti io non accetto meno del 5%. Oh. Non crediate che lo faccia per una bassa speculazione. Personalmente disprezzo il denaro. Io vivo come un fraticello. Ma ho tanti poveri. Devo pensare a loro. Sì, certo che... E mi scusi, c'è qualche altra condizione
particolare. Una sola condizione. Fondamentale. Noi esigiamo una condotta morale ineccepibile da parte di coloro che costruiranno il villaggio della giovane. Sarebbe grottesco che quest'opera fosse retta da mani impure. Ritengo che voi siate d'accordo. Sì, sì, è giusto. Tesoro, e allora? Non vieni? Sì, è la... è la moglie di Parodi. Venga, venga, signora. Mi fa molto piacere che sia a Roma anche sua moglie. Mia moglie... Perché se ho ben capito è la signora Parodi. Sì, sì, certo. Naturalmente, cara, mi permetti di presentarti il dottor Bellini? Sì, Bellini... Onoratissimo, signora, e complimenti, a una moglie deliziosa, molto più giovane di lei anche. Sì, l'ho conosciuta un po' tardi. Già, sì. Immaginavo che anche la signora fosse a Roma, data l'importanza dell'affare che stiamo per concludere. Non capisco. Ah, non vi avevo ancora detto che il signor presidente desidera che la signora Parodi sia presente alla conclusione delle trattative. Ma veramente tutto faccio. Questo mia moglie c'entra come i cavoli a merenda. Già, io non posso che riferire quello che mi ha detto Sua Eccellenza. Se volete rischiare di mandare tutto all'aria rifiutando, fate pure. No, ci mancherebbe. No, se per questo, naturalmente, porteremo anche lei. Benissimo, allora Sua Eccellenza vi aspetta a 12:30 nel suo ufficio. Ci saremo, non si preoccupi. Le rispetti. Il presidente sarà lietissimo di avere un appuntamento con la signora. Allora, arrivederci, caro dottor Bellini. Prego, prego, dottore. Oh, e voi dovete spiegarmi adesso, che sarebbe questo appuntamento? No, non è quello che credi tu, dovremmo parlare di affari. L'importante è che tu non ti faccia incastrare, ecco. Un momento. Siete voi che mi volete incastrare. Ma che figuriamoci se noi... E chi vi dice che ci vengo? Ma allora vuol lasciarci nei pasticci. Guardi, se lei fa la brava, noi le faremo un bel regalo, vero Parodi? Ma certo, certo, ci puoi contare, ma guarda che roba. Va bene, ci sto. Ma voglio 2.337.000 lire. Cosa? Come hai detto? Ho detto 2.337.000. Né un soldo di meno, né un soldo di più. Abbiamo finito di pagare la casa. Vabbè, ma come ci fa allora? Altrimenti dirò la verità a quel tipo che se n'è andato. Dai, Parodi, che bisogna. Non c'è niente da fare. Cosa hai detto? 2.337.000. Una bella cifra, sai. 2.337.000. Sì. Ecco fatto. Sarai contenta, hai fatto un bel affare quest'oggi, direi. Insomma. Ecco qua. No, firma anche tu. Anche lui. Sì, certo, abbiamo la firma abbinata. Ecco. Non si muova, perché che scrivania. Lettera anonima al salicilato di metile. Di che? Di metile. Interessante, però. In via Beccaria numero 214, alcune finte massaggiatrici minacciano con la loro turpe professione la moralità dell'intero caseggiato. Cosa aspetta la legge ad intervenire? Liberateci da codesta vergogna. Fate in modo che l'uomo onesto non debba esclamare: ai serve Italia di dolore ostello, non donna di provincia, ma... eccetera, eccetera. Dottore, ma qua la lettera è firmata. Sì? Qua dice... Dante Alighieri, 11:237. Falascione, quello è l'autore dei versi citati. Ora noi abbiamo il dovere di intervenire. Ma intervenire, dottore, con quella gente lì abbiamo le mani legate. Questo lo so meglio di te. Tuttavia, a dare un'occhiata non ci si rimette niente. Signor sì. Va. Vestiti elegante, va a fare una visita a queste gentildonne. E se è il caso, fatti fare anche un massaggio. E così, per farmi rimborsare i soldi... Scrivo sulla pezza d'appoggio? E allora niente massaggio. L'essenziale è che ti rendi conto della situazione. Signor sì. Ma a 1.800.000 non copriamo nemmeno le spese. Bisogna alzare, alzare notevolmente. Alzi pure. Io non mi lamento mica. Più si alza, meglio... Cioè, voglio dire che non mi opporrei affatto se non esistessero già dei preventivi che io non posso superare. Posso dire una parola, signor presidente? Oh, ma certo, dica pure. Vorrei richiamare la sua attenzione sul punto più saliente della trattativa. Il commendator Parodi considera la nostra offerta insufficiente. Pazienza. Purtroppo ci sono altre imprese che sono prontissime ad accettarla. Ma certo, e poi si spacca tutto come la via olimpica. Noi siamo una ditta seria. Se diciamo una cifra, quella è. Sentiamo la signora. Lei ci starebbe per 1.800.000? Ci starebbe pure Brigitte Bardot. Come dicevo, l'offerta di 1.800.000 è insufficiente. Sì.
Beh, forse si può arrivare fino a 1,9 miliardi. No, è ancora poco. È troppo poco, no? Sono del parere di mia moglie. È poco, è troppo poco. Sì. Ma lo sa che sua moglie, oltre ad essere un'incantevole creatura, è anche una donna molto in gambe? Cioè, volevo dire, in gamba, abilissima. La sa lunga lei. Lei deve essere uno di quei tipi che bugiano il prossimo col sorriso e la persuasione. Scommetto che è democristiano. A meno di 2,3 miliardi, non possiamo stringere, crede eccellenza. È impossibile. È impossibile. Ma che le costa? Non sono mica soldi suoi quelli. E poi più l'affare è grosso e più si mangia tutti quanti, no? Non si usa così adesso? Ma, sì. Perché? Ho detto qualcosa che non va? Io credo che ci intenderemmo molto meglio sulla questione se si potesse... E se si potesse trattare questo affare fra me e la signora soltanto. Ah, se Sua Eccellenza permette, io riterei opportuno riesaminare attentamente il plastico del progetto che si trova nell'altro ufficio per valutare con maggiore esattezza la richiesta e il preventivo che forse a prima vista potrebbero sembrare eccessivi. Senza che lei si scomodi, vado io di là con i signori Parodi e Manzini. Buona idea, buona idea. Sì, ma... esigo però che si tratti di un esame molto accurato, definitivo. Ci metta il tempo che occorre, ma vorrei che al vostro ritorno ogni dubbio fosse chiarito per sempre. Sua Eccellenza può fidarsi di me. Signori, se vogliono seguirmi. Si potrebbe anche soprassedere. Sì, perché? Ah no, questa è una cosa che deve essere risolta questa mattina stessa. Certo, su, vai caro, vai. Con permesso. Prego, prego, signore. Scusino di qua, prego. Veramente questo plastico. Mia cara eccellenza. Vengamo laggiù, che staremo più comodi. È con piacere. Ma l'ingegner Parodi non ci ha avvisato del suo arrivo. Sì, lo so, mio marito non mi aspettava. Mi sono decisa a prendere il jet dopo che gli ho telefonato. Le valigie della signora all'appartamento 359. 359? Purtroppo suo marito non ha lasciato detto dove andava. Sì, ma io so dove trovarlo. Grazie. Prego, signore. Eccellenza, la prego, non approfitti così di una povera donna indifesa. Mica sono di legno io. Ma nemmeno io, cara, sono fatto di legno. Che ragazzo. Hai ragione, grazie a te mi sembra di aver ritrovato i miei 20 anni. Ti mi hai ubriacato col tuo fascino, col tuo profumo. Oui, delle sì, oui, oui, che parola deliziosa. Dimmi sì, sì. No. Ma perché no, angelo mio? Beh, c'è mio marito di là, potrebbe entrare da un momento all'altro. Ma io accendo la luce rossa così non entra nessuno. Ma che stai... sarebbe peggio, visto che sanno che sono qui, no? E allora? Il mondo non finisce oggi, eccellenza. Oh, no, no, non chiamarmi eccellenza, ma chiamami Cipriano. Cipriano? Cipriano, sì. Cip. È carino. Ah, sì, Cip mi piace. Sì, è vero, chiamami Cip. Cip, sembra di giocare una partita a poker. Ah, già. Dilla mo tu la cifra, io vedo. 2,3 miliardi. 2,3 miliardi. Ah, sì. Bambola. Ero sicuro che avrei perduto. Ma almeno come anticipo me lo dai? Un bacino? Non posso rifiutare. Ah, Cipria, che ti dicevo? Avanti! Ah! E lei, Bellini? Dunque, chiudiamo l'affare con la... con la Parodi e Manzini a 2,3 miliardi. Oh, benissimo, eccellenza, benissimo. La signora Parodi ha compiuto il miracolo. Eh sì, ha portato una corrente di primavera in questo tetra ufficio. Ah, primavera. E sua eccellenza forse ha cambiato corrente politica. Ma no, parlavo della primavera autentica, quella che ha il profumo dei fiori. Bene, anche questa è fatta, è fatta. Ecco qua il capitolato. Tenga. Ah. Qui c'è la data di domani. Sì, oggi infatti è il 17 del mese ed è venerdì. Allora io ho preferito mettere un'altra data. Tanto non cambia nulla. Sì, è la stessa cosa. A presto. Non tanto, purtroppo, visto che parte stasera. Io? Ma perché? Pensavo che lei tornasse a Milano con suo marito. Ah, già, è vero. Ma vengo spesso a Roma. Ora poi ho un grosso debito da pagare. Allora ben presto, eh. A prestissimo, Cipo. A prestissimo.
Aprendissimo. E adesso urge Marisa. Marisa, 6, 8, 2, 6, 8, 5. Ecco. Pronto? Sono quel signore che è venuto stamattina da parte di Zurlini. Sì. Ma Marisa allora è ritornata? Ah, come non ancora? Allora guardi, io sarò lì da voi verso le 4. Mi raccomando, le dica che non si muova, eh? E tenga presente che sono ansioso. Che non è difficile. Ecco qua. È tutto in regola. Solo che è in data di domani. Ah, va bene lo stesso. Eh sì, è stato un grande affare per tutti. Potremo festeggiarlo insieme. E vista la cifra raggiunta, credo che sarà il caso di ritoccare anche la percentuale dovuta al partito, mi sembra. Non è vero, signora? Ma certo, più che giusto. Sì, ne parleremo a colazione. Siccome è venerdì, potremmo andare a mangiare un'ottima zuppa di pesce. A Fiumicino. Oh, Fiumicino oggi non si mangia più come una volta. No, per me andate dove vi pare, io non posso venire. Non ci vorrà privare della sua presenza. A che ora riaprono le banche? Alle 3:30, c'è tutto banche, il tempo. C'entrano le banche, sì. Voi. Scusino, c'è tra loro l'ingegner Parodi. Sì, è lui. Sono lui. Io, perché? C'è sua moglie al telefono. Mia moglie. Sua moglie. È impossibile. Certo, è qui sua moglie. Già, a meno che tu non sia vigamo. Evidentemente ci deve essere un equivoco. Ma certo che è un equivoco. Sarà mia sorella. Sua sorella. Tua moglie. Sì, la moglie. Ah, sì. La moglie è il mio cognato. Sì, perché voi due siete sì, cognati. Sì, siamo cognati. Così rimane tutto... Bene, che bella sorpresa, non me l'aspettavo, Vai, vai, sbrigati, vai, sì, vai da tua moglie. Noi ti aspettiamo qui. Sì, ma che le dico? Inventa quello che ti pare, di che io sono bloccato dal presidente, che siamo già usciti, che non mi puoi avvisare, portala via il più lontano possibile. E con quelli là? Trovo io una scusa, corri. Sì. Mi fa piacere che venga con noi anche la signora Mandarini. Mia sorella non verrà. Sta facendo la dieta sintetica. Ah. Sa quei barattoli da sciogliere nell'acqua? Oh. No, soffrirebbe troppo vedendoci mangiare le fettuccine, vero, cara? Certo. Sì, e sono dovuti scappare al ministero. Beh, sorta qualche difficoltà. No, si può rimediare. Eh sì, altrimenti si dovrebbe aspettare un'altra settimana. Ho capito. E allora chissà quando ritorneranno. Io muoio di fame, Manzini. E anch'io. E sa che cosa facciamo? Andiamo a mangiare insieme. Sì, subito. Sono subito da lei. Sì, cara. Ciao. Cara? Oh, ma... è impazzito. C'è un bel assortimento di pesce. Che cosa preferisce? Oh, visto che non siamo più andati a Fiumicino, io prenderei una bella bistecca al sangue. Di venerdì? Forse non te ne ricordavi più che oggi è giorno di magro. Ma, veramente, io... Prego, c'è un tavolo libero all'interno, dottor Bellini. Prego. Allora, Gianni, che cosa ci consigli oggi? Per cominciare, un ottimo antipasto. Ah, sì, tutto quello che c'è con la maionese. Poi consiglierei degli spaghetti alle vongole in bianco. Ah, no, niente spaghetti, quelli fanno perdere la linea. Io vorrei dell'insalata mista con tanta maionese dentro. Poi delle belle orate al cartoccio. E dico, come sarebbe al cartoccio? Sarebbe in un cartoccio, ecco. Ah, così uno le porta a casa e poi le dà al gatto. Oh, buona l'idea. Alla signora piace scherzare. Allora orate. Orate, fratres. Al cartoccio? Sì, come vuole lei. Sì, anche il mio cartoccio è pieno di maionese. E per lei, dottor Bellini? Un bel filetto alla griglia, come al solito. Ma non è giorno di magro? Io ho la dispensa. Ma è tutto pieno? Già, ma c'è anche una sala e il posto lo troveremo. Dio mio. Cosa? Non si sente bene? Mi è caduto il tovagliolo. Eccolo lì.
Sì, certo. Beh, cosa fa ancora lì sotto? Sto guardando se si è sporcato oppure no. E venga fuori a guardarlo, no? Lì sotto come fa a vederci? Sono Nyctalopo. Che cos'è? È un animale che ci vede al buio, signore. Incomodo per guardare le gambe alle donne, a sporcaccioni. Marisa! Signora, quel tavolo si sta liberando. Meno male. Venga, Manzini. Ma non è buono. Ha fatto? Sì, si è pulito, è pulitissima. Guardi in cielo, che è successo? Le è andato di traverso? No, devo essere raffreddato. C'è una corrente d'aria che viene da questa parte. Vuole mettersi al posto mio? No, vorrei cambiare posto con te, Marisa, vuoi? Vai, cara, vai. Oh, che modi. Grazie. Oh, grazie. Si mangia bene qui? Beh, ci viene tutta Roma. Se mio marito fosse tornato in albergo potrebbe raggiungerci. Già, ma come si fa a sapere se è tornato in albergo? Questi telefono. Ma qui non c'è telefono. No? Sì, che c'è il telefono, sì, signore? Allora l'hanno messo da poco. No, da sempre. Ah, sì? È di là, accanto al guardaroba. Allora ci vado io subito. No, ci vado io. A 2,3 miliardi è stato un ottimo affare per lei. Sì, certo, se non ci fosse stata la percentuale per lei. Il partito deve pur vivere. D'accordo, però con quella percentuale lì noi siamo andati sotto. Ah, mamma mia! Vede, signor Parodi, ma dove è andato? Ma che cosa fa? Boh. Signor Parodi? Dicevo che con quella percentuale lì siamo andati sotto e allora per chiarire meglio il concetto... Lei è andato sotto il tavolo. Sì. Non sono mica un idiota, sa? Non c'è bisogno di illustrarmi tutto ciò che dice. Per chi mi prende lei? Accidenti, mi vede. O perché? Si crede invisibile? No, domando a lei. Lei mi vede? Non sono cieco che io sappia. No, ma siccome sono controluce, temevo che lei non mi vedesse. Forse per questo mi aveva chiesto prima di cambiare posto con lei. No, prego, era lei che voleva cambiare il suo posto perché c'era la corrente d'aria. Ah, grazie. Ah, signor Parodi. Questi tovaglioli hanno l'argento vivo addosso, scivolano continuamente. Se lo leghi intorno al collo, eh? Se le fa piacere. Ah. Ma che? In albergo non c'era? Gliel'ho detto che ha molto da fare. Oh, ma che caldo che fa qui. Sì, fa caldo. Vi dispiace se mi siedo di fronte alla porta? No, prego, signore, si accomodi. Prego. Ecco fatto. Così va bene. Cameriere, il conto, per favore. E frutta. Ma come, vuole già andare via? Sa, ho un impegno per le 3:30. Ma beviamo almeno il caffè. Io non prendo mai caffè. Un liquorino. Non bevo mai liquori. Fumiamoci insieme una sigaretta? Niente sigarette, non fumo, grazie. Ma lei non ha proprio nessun vizio, no? Più che un vizio vero e proprio, direi che ho un hobby. Mi piacciono i soldatini. Ah! Lo chiama hobby, eh? Soldatini di piombo, signora. Ne faccio collezione. Ma lei parla di quelli. Chissà che mi credevo. Il conto, signore. Faccio io. No. Oh, no, sono io che vi ho invitato. No, tocca a me. Ah, ma se continuate così rimaniamo qui fino a domani mattina, eh? Magari. Faccio io, prego. No. E dai. Se proprio ci tiene, sia fatta la sua volontà. Oh, ma guardi laggiù che scongio. Tutta quella carne in mostra. Non le dovrebbe dar tanto fastidio, visto che c'ha la dispensa. Ma qui non si tratta di bistecche. E di che cosa si tratta, allora? Si tratta di quella signora, se si può chiamare signora. Guardi com'è impudica, così nuda. Ma dove va? A dirle il fatto suo. Dio mio, che cosa succederà adesso? Ma che te ne importa? Ma quella è mia moglie. Ah. Signora, si copra. Si copra, la prego. Io? Oh, il dottor Bellini.
L'ingegner Manzini. Sono... Anche lei qua. Sì, che bella sorpresa, eh? La signora, immagino, molto lieto, signora. Buongiorno, ma scusi, cosa mi stava dicendo lei? Io? Sì, mi è sembrato che lei mi dicesse di coprirmi. Oh, sì, si copra. Sa, c'è molta corrente, con questa porta sempre aperta. Non si preoccupi, sta. Dopo mangiato io ho sempre caldo. Sì, sì. Ah, vedo che lei oggi ha fatto uno strappo alla sua dieta. La mia dieta? La sua dieta sintetica? Me l'ha detto suo fratello? Sì. Mio fratello? Ma sì, proprio lui, commendator Parodi. Vengo subito. Paolo! C'è qui anche sua sorella. Vorrà dire sua moglie? Sì, lo so, lei è la signora Manzini, già. La signora Parodi. Già, e c'è anche sua cognata. Se avesse saputo avremmo potuto pranzare tutti insieme. Ma purtroppo abbiamo già finito. Sì. E adesso devo lasciarvi, ho un impegno. Vada pure, si affretta, non si preoccupi. Scusatemi tanto, eh. Allora in ufficio, eh. Sì. I miei omaggi, signora. Pace e bene. Pace e bene. Perdono? La signora Bellini. Sì, Bellini. E lei non va con suo marito? Quale marito? Il dottor Bellini. Vada, signora, vada. Ah, ho capito. Va bene. Arrivederci. Arrivederci. Aspetti, vengo con lei. Con me? Perché? Boh, me l'ha detto il commendator Parodi. Quella è la signora Bellini, come io sono Khrushchev. Ma perché? Che cosa c'è di strano? Ti assicuro che... Lei è la moglie, tu sei mio fratello e... Ma questo l'ha detto Bellini, nel senso che cristianamente siamo tutti fratelli. Ecco, lui è un uomo pio. Ma io non sono scema. Lascia che ti spieghi. No, inutile, tanto non credo una parola di quello che voi mi dite. Non credo nemmeno che abbiate firmato il capitolato d'appalto. Oh. Eccolo. Vedere. Eccolo lì. E le modalità di pagamento? Ah, sono in calce. In calce. Eccoli. Per farsi pagare da questi dovremmo sudare molto. Oh, boh. Però 2 miliardi e 300 milioni sono una bella somma, eh? Sei contenta? Sì, ma con te dovremmo fare i conti, eh? Paghi, Manzini, andiamo via da qui intanto. Sì. No, questa è mia. Cameriere? E così, lei adesso vuole andare in banca a riscuotere il compenso per le sue prestazioni. Mi scusi, l'indiscrezione, quanto? Più di 2 milioni. Urca! Oh, ma quello è il compenso per aver fatto la moglie di quel signore. Ah, adesso l'accompagno in banca, poi ne riparliamo, quando avrà incassato i suoi soldi. Ma vuoi sgridare? No, tutt'altro. Si vuole scagliare contro quei due poveracci per quello che hanno fatto? No. E punire i due peccatori? Non ci penso neanche. E che vuole fare allora? Voglio peccare anch'io. Bella! Sì, ma non adesso. Andiamo prima in banca, eh? Va bene. Ma guarda che ora. Ma dimmi bene cosa fa questa Marisa. Cos'è, l'araba fenice? Ma non è mica araba, sai. È anche lei di queste parti. Poi non capisco perché tu ti sia fissato tanto con questa Marisa. Ma la conosci di già? Io no, per niente, io non la conosco mica. Ma è appunto per questo che... Non capisco perché tarda tanto. È stata chiamata in un albergo. Sai, c'è tanto turismo adesso. Forse lei? No, non credo che sia lei. Lei ha la chiave. Comunque... Buongiorno. Buongiorno. E che cosa desidera? È qui che si fanno massaggi? Sì, ma oggi no. Perché? Il venerdì voi massaggiatrici fate vacanza? Sì, siamo un po' superstiziose. E che tipo di massaggio viene fatto qui? Terapeutico. Ah, boh. E si potrebbe vedere la sala di massaggio, tanto per farsi un'idea. Qui non vedo nessun lettino per fare i massaggi. Ma che, massaggiamo la gente qui in salotto? E poi come si permette lei di entrare così in casa d'altri? O se ne va subito, chiamo la polizia! Non ce n'è bisogno, è già qui, brigadiere Calascione della Buon Costume. La polizia? Qua? Sei ricercato! Oh, che scandalo! Oh, poveretto me! Ma non c'hai un buco qualsiasi per nascondermi, uno sgabuzzino? C'è solo quello! Cosa? Guarda lì, sì. Qui, l'armeri, sì, l'armadio. Entra. Oddio, qui, se non c'hai entra. Altro, ficcami dentro. Entra, dai. Ecco. Ha ha ha.
Ah, ce n'è un'altra. E con un bel lettone. Oh, se per questo siamo in tre. E la terza dov'è? Dentro l'armadione? Brigadiere! Sì. Brigadiere, mi scusi, ma lei per caso non ha mai sentito parlare dell'articolo 609 del nostro codice penale? E che c'entra? Oh, c'entra! Come c'entrano pure il 323 e il 224. Non si può entrare in casa privata senza mandato di perquisizione. Beh, io veramente sono qui in forma ufficiosa. Ah, sì? Per ora lei se ne va in forma ufficiale. Via, fuori da casa mia. Via, avanti. Tornerò col mandato. Sì, lei torni pure col mandato. Intanto ce la mando io, Dov'è che mi manda e a che fare? Non l'ho detto. Ma l'ha pensato. E lo ripenso ancora. Tanto il processo alle intenzioni non si può fare. E perciò, buongiorno. Ci rivedremo. C'è stato allarme, puoi uscire? C'è stato allarme. Il cuore. Si sente cuore. Male. Congestione. Oddio. Si sente male. Anzi, ti senti male. Poveretto me. Aspetta, Bevi un pochino. No, voglio parire quella roba. Bevi. Iris. Ma che cosa, si sente male? Certo, chiuso là dentro fino adesso. Ci vorrebbero dei sali. Bagniamogli la fronte con questo. Il suo profumo. Ah, sì, è il profumo di Marisa. Oui, di Le Greve. Oui, proprio come l'altra. Come l'altra? Ma che dici? Vieni, caro. Ecco Marisa. Marisa è qui. Marisa. È qui, Marisa. Marisa. Avanti, non aver paura, che aspetti? Ma non è mica sola. Ma sei sicura, cara, che non c'è nessuno? Nessuno? Questa è la mia amica Milena. Bellini. Bellini. Oh, che bel nome, Bellini. Bellini, torno nell'armadio. Sì. Entri. Presto. Entra, anzi. Chiudi. Chiuso. Ma... Vieni. Guarda. Contali. 2.337.000 lire. Ammappete! Non ho mai visto tanti soldi tutto in una volta. Beh, una giornatina proficua. La casa è finalmente nostra. Il merito è anche suo, Sai chi è questo signore? Il dottor... No, non lo dire, non lo dire. Ah, già, segretezza e discrezione, questo è il nostro motto. Andiamo, amore. Ma che fai lì? Ma veramente stavo cercando un tuo vestito. Dai, smamma. Sì, signora, sì. Ah, e quante siete? Tre. Ah, e tutte bonastre, vedo, Abbiamo molta fame, Sai, l'appetito viene mangiando. Ma guardalo lì, con quella faccia da messa cantata. Altro che soldatini, No, sul letto che porta scarogna. E mettila nell'armadio. Vai. I miei omaggi, eccellenza. Ma che fai? Oh! Su, bello. Su? E su. Oh. Iris, Milena, venite un po'. Ma questo gli ha preso il coccolone. Su. Che c'è? Cosa è successo? Ma oggi è proprio la giornata degli svenimenti. Porta un po' d'aceto, dai, corri. Olio e aceto? Aceto, ho detto, aceto. Dai, sbrigati, no? Sì, aceto. Bisognerebbe fargli un massaggio al cuore, Ah, io il cuore proprio. Ma che gli ha preso? E che ne so, sarà stata l'emozione. Sai, forse non è abituato, poveraccio. Ecco. Sbrigati. Si sta riprendendo. Oh, meno male, tieni. Su. Là, nell'armadio. La cosa? L'ha visto. Ma chi? Che cosa? Ma che siete matte? Là. Ma chi ha visto? Ma questa è sua eccellenza. Oddio, aiutatemi, presto. Piano. Su. Portiamolo sul letto, dai. Mi perdoni, sono intemerato. Mi perdoni, eccellenza. Lei deve capire, lo spirito è forte, ma
La carne è debole. Ma tu lo conoscevi già? Ma certo, è il presidente dell'opera per la protezione della poverino, giovane. Poverino, era venuto fin qui per proteggerci. Ma sta zitta, cretina. Ma tu perché non me l'hai detto che stava chiuso lì dentro? Volevo dirtelo, ma tu mi hai intontito con tutti quei soldi. Non mi guardi con quegli occhi severi, eccellenza. Dopotutto anche lei è qui. Ma che parli a fa, non vedi che è svenuto, eh? Oh! Oh! Ma non lo vedi che questo qui è rimasto secco? No, non dite una cosa simile. Sì, sì, e adesso che si fa? Datemi uno specchio. Dai, presto. Oddio mio. Oddio, che si fa? D'acqua. Se è morto, siamo proprio rovinate. Ma vuoi star zitta? Sua eccellenza è defunto, purtroppo. Oddio. Oh, Bellini. E adesso cosa facciamo? Anzitutto non bisogna farlo trovare qua. Magari, ma come si fa? Sarebbe gravissimo, data la personalità dell'estinto, e dobbiamo portarlo via a qualunque costo. Questo lo hai già detto. Oh! Ma come? Come? Non c'è che una cosa da fare. Telefonare al commendator Parodi. No, no e poi no. Non sono venuta da Milano per far la parte della cretina. E non riparto se non ho scoperta la verità. Tutta la verità. Ma la verità, cara, alle volte assume gli aspetti più incredibili. Ah, sì, incredibili, eh? Fino al punto di volermi far credere le cose più assurde. Ma fammi il piacere, per inventare delle bugie bisogna essere dei geni, non dei disgraziati deficienti come voi. Peccato che Bellini non sia qui, perché potrebbe confermarlo lui. Pronto? Sì? Com'è? Non sento niente, parli più forte. Non può. Con chi stai parlando? Shhh. Come? Una cosa gravissima. Come? Con Manzini. Sì, vengo subito. Stavi parlando con la signora Bellini? No, con lui, dobbiamo correre immediatamente. Perché? Pare sia successo un disastro. Ma stavolta non me la fate, vero? Voi avete combinato un altro pasticcio. Lo sai che cosa ha detto Bellini? Che l'affare minaccia di crollare. Non ci credo, ma comunque hai ragione di più perché io venga con voi. No, cara, Bellini vuole soltanto noi due. Soltanto noi due, signora. Mi dispiace, arrivederla. Mascalzoni. Un taxi, presto. Subito, signore. Un taxi. Per dove? Via Beccaria 214. Prego. Presto, presto. Via Beccaria 214. Oh, ci siamo riusciti a infilarlo lì dentro. Per fortuna che non è una 600. E quei due che non arrivano. Com'è bella questa macchina, eh? Uff. Per favore, ha visto dove è andato mio marito? Ha preso un taxi proprio ora. Come faccio? Devo raggiungerlo. Ci penso io. Aspetti un momento. No, 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 lo paghi e lo mandi via. Allora, quant'è? Tenga pure tutto il resto per lei. No, ma quelle erano 5.000 lire. Ma le pare il momento di fare il micragnoso? Non c'è tempo da perdere. Ma si può sapere cos'è successo? Ma cosa vuole questa? Sa cosa c'è dentro qui? No. Un morto? Non strillare, vuoi che lo sappia tutta la città? Un morto, chi è morto? Sua eccellenza Paoloni. Ah! E bisogna portarlo subito nella sede dell'opera. Perché domani mattina, trovandolo, si creda che sia deceduto il suo tavolo di lavoro. Il capitolato d'appalto alla data di domani. Sua eccellenza, per nostra disgrazia, è morto oggi. E la firma di un morto non conta niente. Lei sa guidare? Sì. Bene, siamo a posto. Io vi precedo con un taxi. Apro il lucchetto del cancello che è sul retro del fabbricato dell'opera. Quando voi arrivate, scendete, entrate e richiudete il cancello. Percorrete tutto il viale fino al palazzo, mi raccomando, velocemente. Suonate, verranno ad aprirvi due guardiani. Fate in modo da neutralizzarli, i mezzi a voi non mancano. L'essenziale è che non ci impiccino. Però voi scucite alza grande. Ah, sì, sì, scuciranno. Voi calcolate il tempo necessario perché si affiatino un po' con i guardiani. Poi venite al garage dove ci sarò già io. È tutto chiaro? Sì. Badate, tutto deve filare come l'olio. Un minimo errore e noi siamo fritti. Via, andiamo. Vengo anch'io con Bellini. No, tu combineresti altri guai. Resta a casa e non far passare nessuno per nessunissima nessuno, ragione. Vai, su. Fila. Su, andiamo. Andiamo a fare, sbrighiamoci. Presto, Parodi. La scalzoni con le donnacce. Presto, seguo quella macchina. Thank you.
vista, no? Corra, corra, che poi le do una buona mancia. Mi dovrebbe dare un altro motore, signor. Specie di mammifero, sei lettere, incomincia con la fi, finisce con la o. Fiminoso. Ho detto mammifero. E io sono un mammifero femminoso, mi piacciono le donne. Federico. Felino. E io che dicevo? Federico Felino. Le donne, la dolce vita. Quello è Fellino con due lì. Quanto la fai lunga? Antica imbarcazione di media grandezza, oggi usata come nave scuola. Sette lettere, incomincia con la fi, finisce con la a. Usata. Usata? Femmina! Ho detto nave scuola. Ci sono certe femmine altro che nave scuola. Fregata! Guarda che caccia torpedoniero. E smettila! Dobbiamo tenere un contegno casto e puro. Ricordati che siamo usciere funzionari dell'opera di assistenza della giovane. Il guaio è che di giovane qui dentro non ce ne entra nemmeno una. Tutte le donne che lavorano qui sono tutte befane. Siamo due giovani traviate che vorrebbero rifarsi una vita. Sono traviate. Allora se potesse... Si potesse niente. A quest'ora non si riceve. Tornino domani e troveranno gli impiegati addetti a queste mansioni. Oh, aiutateci! Ciccio! Sì, aiutateci! Non rigettateci nel fango. Siamo stanche. E lo credo. Siete sempre in continuo movimento. No, abbiamo bisogno d'amore. Se ci aiutate, sapremo contraccambiare. Oh, sì, sì, dateci una mano e noi vi daremo tutto. Ciccio, io la mano gliela do. Che dobbiamo fare? Il più ormai è fatto, c'è solo da portare Sua Eccellenza nello studio. Quella scala porta su al primo piano. Se Sua Eccellenza non era così superstizioso e metteva la data di oggi, a quest'ora non ci trovavamo in questo pasticcio. Aveva ragione però di fidare del venerdì e del 17. Ma tra poco siamo al 18 e la firma sarà valida. Avanti su, aiutatemi. Sì, sì. Ah, che orrore. Beh, ride con gli angeli. Coraggio, pensate a 2 miliardi e 3 e datevi da fare, su. Venga. Domani mattina lo troveranno con la penna in mano e il capo appoggiato su questi fogli. Traviami, traviami. Ma come, prima mi incatena e poi me l'asse. Ho paura che tu non fai sul serio. Serissimo sono, ma chi ho la faccia dell'ingannatore? Franco. Ah. E quella si è raffreddata. Pure questa del ghiaccio diventò. Oh, tu non mi sai scaldare. E allora? Aspettateci un momento. Bisogna riscaldarle. Riscaldiamole. E come? Con l'alcolismo, così non ci resisteranno più. Dove lo troviamo? Ah, il presidente tiene le bottiglie del cuore nascoste nell'ufficio. Il presidente? Mica se ne accorge se ce n'è uno in meno. E va bene. Io vado. Adesso le riscaldiamo noi. Ma dove va quello? Ed ora? Avanti! Ma... Avanti! Io... Coraggio! Arriva gente! Non è ancora mezzanotte, bisogna nasconderlo! Sì, sì. Presto! Su, su! Sì, sì.
mischio, proprio quello che ci vuole. Finalmente ti ho preso la troncola. Il presidente! Ciccio! 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 Il telefono, che succede? Scusate. Ma chi sei? Boh. Che c'è? Parla più chiaro. Cosa? Vengo, vengo, corro, corro! No, aspetta, aspetta! Che siano stati scoperti. Qui la cosa comincia a puzzare. Ai, 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 che mi sa tanto che finiamo tutte le mantellate. E che cadiamo sotto 614, 610 e 412. Ma Milei, sai che ti dico? Squagliamocela subito. Eh no! Prima quelli devono scucire. Già, c'ha ragione. Tanto siamo complici. Senti, andiamo in garage prima che quelli si la squaglino e ci bruciano il paglione. Eh? Chi fu? Io fui e lui fu. Era dietro la tenda, mi sembrava un ladro. Ta! Adesso in galera ci portano. Ti portano in galera, io non c'entro, tu l'hai ammazzato. Complice siamo, le donne, le bottiglie. Aspetta, mi è venuta un'idea. Dobbiamo farlo sparire di qua. Presto, aiutami. Spegni le luci. Fai presto. Vieni, aiutami a sollevarlo. Alzalo. Vai piano. Sono andati via per fortuna. Ora rimettiamo il presidente alla scrivania. Ehi, voi! Mamma. Credevate di farmela, vero? Ma ho fiuto io. Siamo venuti per un funerale. Basta con queste storie. Io ho visto in macchina con delle donnacce. No, guarda, qui c'è una qui. Lei stia zitto e si vergogni. Devi smettere con i tuoi sospetti. Il presidente è morto e dobbiamo far credere che dopo la mezzanotte è ancora vivo. Ma che carini, eh? E perché tutta questa tenerezza? Perché è capitolato alla data di domani e se scoprono che è morto oggi non vale più niente. Sì, no! Sì. Oh mio Dio, che succede? Cioè, io dovrei credere a queste stupidaggini, no, no, no. Guarda, ci crederai quando vedrai con i tuoi occhi il cadavere del presidente. Forse? Sì. Ma dov'è questo cadavere? Sì, là, là. Piano, piano, no, no, non spinga, Bellini. Ecco, è qui. Qui? Qui? Sì. Io non vedo nessun cadavere. Sì, ma dietro la tenda. Qui c'è puzza di whisky, non di cadaveri. Non c'è più. Eppure l'avevamo messo qui dietro. Basta, vero, confessate piuttosto la verità. Dove sono le donne? Ma che donne, donne, sono donne, nella tua immaginazione, le basta, donne. Basta, stai, basta, ti insegno io. Finisci finalmente, per piacere. Dunque, signora, non perdiamo la testa. Voi due andate subito giù in garage e aspettateci lì. Sì. Cercherò io di convincere la signora. Su, andate, senti. Sono in t'ammazzo, sei t'ammazzo. Ma signora, stia calma. Si accomodi, la prego. E si tranquillizzi. Ma dicono, sono mica pazza, stai. Ma no, 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 no. Io dico soltanto che lei deve calmarsi. C'entra giusto giusto, sembra fatta somma sola. Perfetto. Adesso lo portiamo in un punto solitario, lo buttiamo nel Tevere e così la polizia crederà che si tratta di un delitto politico. Speriamo. Oh. Scappiamo. Ma non c'è nessuno. Ma c'è ancora la macchina, fortunatamente. Sono stanca morta. È tranquilla adesso? Boh, così. Peccato però, 2.300.000. E chi sarà il nuovo presidente? Boh, non ne ho idea. Io sono l'ultimo a cui si può domandare. Dopo quello che è successo, su, andiamo, il tempo stringe. È stata una disgrazia. Ecco, laggiù c'è l'auto. Ma lo sai che sei proprio un deficiente? Se c'è tua moglie, ragione di più per scappare, no? Ah, Benone. Avevo visto giusto io.
Altro che cadavere! Donne! Signora, non complichiamo le cose! Le ho già spiegato, no? Ma non ha sentito! Sua moglie vuole scappare con mio marito e lei non dice niente. Oltre che essere un bugiardo, è un bel cornuto lei! Ma non è mica mia moglie! La sua amante, allora? No, è l'amante di suo marito, se ci tiene a saperlo. Ah! Signora, la prego! Ci calmi, signora! Ti cavo gli occhi! Perdersi con queste donnacce. Oh, donnaccia ci sarai tu. Come si permette? E perdi più spennacchiato. Senta, vadi che io... No, io non posso perdermi con certa gente. Ecco, brava. Dateci quello che dobbiamo avere e andate in malora tutti quanti. Capito? Ma che cosa pretendete se non siete state nemmeno capaci di trattenere i guardiani? Ma sentilo un po'. Che cosa? A questo punto ti date subito 15 milioni. O noi riferiamo tutto alla polizia. Certo. E vedremo chi di noi ballerà di più. Anche i ricatti adesso. Ma se continuiamo così li informeremo noi. Anzi, io me ne vado subito prima che piombi qui e mi peschi. E noi. Su, montate. Voi, per la spedacchia. Dai. Ma tutte oggi! Mi scusi, la colpa è mia, ma sono assicurato. Ah. Mi ha rovinato il portabagagli. Se vuole, possiamo chiamare la polizia stradale. Però penso che un colpetto basterebbe per rimetterlo a posto. Lei dice? Oh, certo, vogliamo provare? A lei pare niente, una cosetta, ma qui i danni sono rilevanti. No, non lo nego, sono pronto ad assumermi tutte le responsabilità. Mm. Però, intanto vogliamo vedere se si alza? No! È inutile. Ci rinuncio. Non fa niente. No, la colpa è mia e voglio riparare. Oh, non insista. Sono io che sono in torto e non voglio approfittare della sua cortesia. Buonasera, signore. Ma lei è proprio scemo, Bellini. La colpa è sempre di chi tampona. Ecco, lo vede, la colpa è mia. Ma certo, si capisce che la colpa è sua. No! È nostra la colpa. Se non ci fermavamo di scatto, lui non ci poteva tamponare. Ma guardi... Signora! Io direi di chiamare la polizia, così stabiliranno loro di chi è il torto. No! La macchina mia, sono io che decido! Le bastano 150.000 lire per il danno che le ho fatto? 150.000 lire? Ma è la prima volta che mi succede di essere indennizzato per un danno che ho fatto io. Vede, non possiamo perdere tempo. Dobbiamo andare a un funerale. Abbiamo un morto in casa e... Oh, mi dispiace. Scusi tanto, ragionier Cerocchi. Parodi. Andiamo. Vuol buttare via i suoi soldi? Ma non penserà mica di accollarli a noi. Ma che è successo? Voi non capite mai niente. Il cadavere di sua eccellenza è tornato nel portabagagli. Oh. Incredibile. Cosa? Ecco il polpo! Torniamo. Un altro bicchiere solo. Oh, quando è che vi calmate? Vi siete scolati quasi tutta la bottiglia. Un altro goccetto e ce ne andiamo. Cinci. Mi ci voleva. Adesso non ho più paura. E tu? Mi sento di affrontare un leone. Bene. Andiamo. Così proteso in avanti è perfetto. Sì. La penna. La penna. Ecco, magnifico. Ed ecco venerdì 17 diventa sabato 18. Povero uomo, è morto sul lavoro. È nobile figlio. Su poche chiacchiere andiamo? Sì. Perfetto.
braccia e poi ce ne andiamo. Ma non crede che le ragazze si siano stufate ad aspettarci? Tu non conosci le donne, ragazzo. Bisogna farsi desiderare per essere amati. Speriamo. Ciccio! Il morto è ritornato! Nulla è più importante, più nobile, più sublime dell'assistenza morale delle generazioni future. E perciò questo villaggio della giovane, di cui oggi mettiamo la prima pietra, sarà intitolato a Sua Eccellenza Cipriano Paoloni, che volle consacrare la sua esistenza all'amore del prossimo. Sua Eccellenza Paoloni, caduto come un soldato sull'ultima trincea dell'onore e della virtù, e dedicò ogni sua energia a beneficio della giovane. Della giovane, della giovane e sopra ogni cosa della giovane. È un'indecenza, perché questa è una casa onorata, ha capito? Retata di tutte le massaggiatrici, questo è l'ordine ricevuto, poche storie. E tu che fai? Non dici niente, niente, calma, ma non capisci calma. Che mi vogliono arrestare? Sì, sì, guardi brigadiere, qui c'è un grosso equivoco. L'intervento della polizia l'abbiamo chiesto noi. La lettera anonima l'ho scritta io. Bravo, bene. Scriviamo pure delle lettere sì, anonime. Sì. Altro reato. Vuole venire con ma me? Ma questo è assurdo. Questo è abuso di autorità, sa. Se ne pentirà. Giorno verrà, presago il cormel dice. Come? Mi ascolti, lei sta incorrendo in un grosso equivoco. Guardi, noi abbiamo conosciuto sempre e solo un tenore di vita onorevole. Ecco, conoscete un onorevole? Io. No. E allora andiamo. Dragone, portala via. Ma non è possibile, andiamo. C'è un equivoco. Andiamo, cammina. Mi lasci, non mi tocchi, andiamo. Io sono un laureato. Andiamo. Professore, lui non è capace, bisogna che venga lei. Ah, ci sono pure dei minorenni. Ma che minorenni, sono gli allievi della mia scuola. Scuola di ballo, balletti verdi, un'altra aggravante da 3 a 5 anni. Tienilo d'occhio. Ma che ha capito? Mi dispiace, professore, ma devo fare il mio dovere. D'altronde, come si dice... Chi non suda, non geme, non se stolle dalla via del piacer, là non perviene. È giusto. Andiamo, professore, adesso cammina, fammi il piacere, muovete perché non c'ho tempo, no? Però il professore, bel dritto, eh? E quelle 3 zozzone lì, perché non le arrestate, eh? Quelle non sono massaggiatrici, lì c'è scritto manicure. Manicure? Oh. Senza te non resterò, so che ti ritroverò, dove non lo so, quanto aspetterò, scacco matto ti darò, so che ti conquisterò, il momento arriverà, non mi arrenderò, forse impazzirò, scacco matto ti darò, in mezzo a un gran polverone dopo un twist. Tu verrai, la tua visione d'incanto al fine apparirà. Senza te non resterò, so che ti ritroverò, dove non lo so, quanto aspetterò, scacco matto ti darò. In mezzo a un gran polverone dopo un twist, tu verrai, la tua visione d'incanto al fine apparirà. Te non resterò, so che ti ritroverò, dove non lo so, quanto aspetterò, scacco matto ti darò.